Un'annata turbolenta come quella dell'Avellino anche in casa Fidelis Sandria è stata una stagione ricca di problemi, 30 punti ottenuti fino a questo momento ed ultimo posto in classifica, tre allenatori sullo scranno bianco-azzurro, l'ex biancoverde Cudini che adesso è tornato al timone del club, Dudu, altra vecchia conoscenza dei lupi e Trocini. La compagine pugliese è quella che ha schierato il maggiore numero di calciatori ad oggi, 39. Dalmazzi e Candellori sono i due stacanovisti dei Leoni, rispettivamente con 34 e 35 presenze e con 2.936 e 2.892 minuti di gioco. Cudini è ritornato il 7 marzo e in 6 partite ha ottenuto 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, media di 1,50. I biancazzurri hanno mandato in rete solo 12 giocatori. L'Andria è anche la squadra che ha ottenuto il minore numero di punti dopo lo svantaggio, solamente 2, frutto di 16 sconfitte e 2 pareggi in 18 gare. 21 punti su 30, frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, sono arrivati in casa. Intanto l'estremo difensore Alberto Savini a Telesveva ha parlato del match contro i biancoverdi di Rastelli. Squadra in questo momento in salute perché viene da svariati risultati negativi, che però sicuramente ce la metterà tutta per raggiungere gli obiettivi che hanno, quello appunto di entrare nei playoff, e quindi ci aspettiamo comunque una gara molto impegnativa, ecco. È evidente, sono parecchie, però nulla è perduto, abbiamo ancora modo di salvarci affrontando appunto queste due partite che ci spettano per entrare nei playout.